Ciao e benvenuto in questo video, io sono Giovanni Redi e sono il fondatore del canale Redi Più e sono stato il campione del mondo di Muay Thai e proprio oggi faremo un allenamento di box spettacolare. Io me l'hanno chiesto tantissime persone quello che è, diciamo, un allenamento adatto per tonificare, bruciare il grasso e fare un po' di ginnastica pugilistica, no? La famosa ginnastica pugilistica. E oggi sono qua proprio per presentarti questo video di allenamento che, come vedi, avrà bisogno solo e solamente di una corda e di manubri. Ma prima di andare avanti, prima di guardare l'allenamento, prima di allenarti insieme a me, ti ricordo di iscriverti qua sul canale YouTube, di mettere un like su questo video e soprattutto di lasciare un commento quando avrai provato questo video allenamento da te donato gratuitamente, perché voglio tonificare e bruciare il grasso insieme a te. Quindi sono qui oggi insieme a te che mi allenerò, quindi segui quello che ti dico. Sono 40 round, sono 20 minuti di lavoro. Lo sai che sono specializzato in allenamenti brevi di alta intensità che portano grandissimi risultati mirati per tonificazione e dimagrimento, perché questa è la mia specializzazione, quella che troverai nel nostro canale Redi Più. Ti ricordo che se vuoi prendere altre informazioni puoi andare sulla nostra community su Facebook, Voglia di Fitness, e soprattutto potrai fissare una consulenza gratuita con me che troverai qui sotto nel link. Bene, detto ciò, andiamo a sudare, andiamo a durare fatica, perché sarà veramente molto divertente, molto simpatico questo allenamento, perché l'allenamento deve essere anche divertente, soprattutto quando ti fai il culo, cioè sennò diventa anche noioso che ti fai il culo e fai la vita da schiavo della palestra, queste cose qua che io non sopporto. L'allenamento non è mai una punizione, ma un divertimento. Ok, quindi avrei bisogno della corda, di due manubretti. Io prendo due manubri da 2 kg, se prendono 1 kg vanno bene, da 3 kg anche. Io ti consiglio quelli da 2 kg perché andremo a fare un lavoro di box come primo round, sono 15 secondi di lavoro e 15 di riposo, 15 secondi infatti, come ti ho detto, di pugni continui, 15 secondi di piegamenti braccia, 15 secondi di plank, 15 secondi di corda. Naturalmente 15 secondi di lavoro e 15 di riposo, ok? Così per 40 round, quindi lavoro direi bello di alta intensità. Io ho qua il timer, lo attivo subito e tra 10 secondi partiamo subito con pugni ad alta intensità. Naturalmente i primi giri andiamo un pochino più piano, ti ricordo anche di fare un bel riscaldamento, prima di partire, vai! Stop, piegamenti braccia, 15 secondi di lavoro, 15 secondi di riposo. Olè, vai. Olè. Recupero. Adesso 15 secondi di plank. Ottimo, corda, ottimo. Si riparte da capo.
Attimo. Comincia a fare caldo, eh? Comincia a scaldare. Plank. Voilà, e si va al terzo giro. Ok, sono 40 round, siamo all'ottavo round completato, si parte con il nono. Andiamo giù. Ottimo. Ora serio, ad alta intensità ragazzi, eh. Tosto questo qua. Wow. Quaranta round, ragazzi.
Ottimo. Dai, 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 forza, forza. Quindi essere forte di testa, mi raccomando, perché 40 round sono tosti, quindi li devi gestire. Sicuramente se sei alle prime armi non è il primo allenamento che andrei a fare. Ottimo. Siamo a metà, 20 round completati. Wow. Wow, comincia a sudare, eh? Ottimo. Hola.
Dai, forza. Oh. Faccio plank, ho invertito questo round. Non scordo di dirti che ogni tanto inverto gli esercizi, che è fondamentale non fare sempre i circuiti uguali. Adesso cambiamo ancora, partiamo con piegamenti braccia. Pugni, addominali, corda. Adesso faremo 4 round di pugni. Questo ti aspettavi di tutto il circuito uguale, ma se lo fai con me, lo fai come dico io. Dai che ti faccio fare un bel allenamento. Ottimo. Parti 3, l'ultimo
Adesso facciamo l'ultimo giro all'incontrario, quindi corda, addome, piegamenti e pugni. Corda. Super lento. Vai. Ottimo. Ultimo round, forza, forza, forza. Ottimo! 20 minuti di alta intensità. Questo è uno di quei veri allenamenti che magari in maniera tradizionale viene chiamata ginnastica pugilistica. Questi sono esercizi che facevo anch'io quando mi sono preparato per vincere il titolo mondiale. Quindi ti posso garantire che sono ottimi allenamenti. Fammi sapere com'è andata. Ti ricordo di iscriverti ancora al nostro canale YouTube e di lasciare un commento quando trovi questo allenamento e buon allenamento ragazzi, ci vediamo al prossimo video.